Gruvierella? Oh, Gruvierone! Oh, che gentil topo! Ho prenotato il tavolo migliore per te, mademoiselle. Qualcosa mi dice che questa sarà una serata a dir poco memorabile. La crema di formaggio sembra squisita. Gruvierone, mi hai tolto le parole di bocca, sai? Che ne diresti se iniziassimo con un antipastino di formaggio? Oh, suona formaggiosamente delizioso. Che burlone! Ah, quando penso a tutti quei panini mangiati da solo in ufficio. Oh, come ti capisco! Non è facile trovare un po' di tempo per la propria vita privata. Ma sono così felice di averlo fatto. Ah, il concerto di Panteganov in bri bemolle. Forse è giunto il momento di presentarci, ti va? Io mi chiamo... Ehi! Questa è una rapina! Dammi subito tutti i tuoi gioielli, hai capito? Sgancia! Ehi, non provarci nemmeno, sai... Oh! Arrivano i nostri! Rita, capito? Dammi subito quel caso! Oh no, te lo scordo! Trappola! Siamo qua su, venite presto! Ottimo lavoro, grazie! Nessuno si era mai battuto così per me. Oh, Gruvierone, sei il mio cavaliere senza macchie e senza paura. Ma questo è il minimo, mia cara. Allora, cosa stavamo dicendo prima che arrivassero quei brutti ceffi? Noi due stavamo per presentarci, finalmente. Ah, sì. No! Sally? Geronimo? Ho cercato di avvisarti, zio, ma avevi il telefono spento. Questo è uno degli scherzi di Sally. Non è la prima volta che ci casca. E pensare che ero convinto di... Ma davvero non sapevi niente? Certo che no, è logico, e tu? E come facevo? Sapevo solo il tuo nickname. Non credo che sia una trappola. Si tratta solo di una strana coincidenza. Loro non ne sapevano niente, siamo stati noi a cominciare. Cosa vi aspettavate da queste agenzie per cuori solitari? Sono tutte invenzioni moderne. Ai miei tempi uno sapeva bene chi si portava a cena, non come adesso. È una pagliacciata! Bene, allora, visto che si è rivelato tutto quanto un orrendo malinteso, io me ne vado! Per quel che vale, io stasera mi stavo divertendo molto! Oh, davvero? Anch'io! Sentite, capisco che voi due non vi sentiate proprio anime gemelle, ma perché sprecare una cena così? Che sia ben chiaro, questa è un'eccezione. E va bene, effettivamente potremmo anche comportarci da gentiltopi per un paio d'ore. Però devo tornare al lavoro, poi. Là c'è il Sally Scoop sui pirati del mare che mi aspetta. Sempre se non te lo soffio io, però. A proposito, ti informo che ti ho soffiato lo scoop sulla fabbrica di Croviera. Ah, come al solito avrai usato qualche microspia, eh? Beh, sai, Leolì. Cosa? Oh, niente, niente.